Questo è lo Zoo di 105. No. Il programma no. Che non piace. La campana! Purtroppo siamo in onda nello studio che noi odiamo e quindi non abbiamo i nostri accessori, la campana, l'aria. Sono problemi. No, sono non problemi. C'è quella sedia col cazzo che spunta. Comunque, ragazzi, scusate, cosa? Oggi vorrei fare una confidenza a voi, ma soprattutto agli ascoltatori che sono dei fratelli, una famiglia, la okay, nostra. Ok, dai, sei frocio. Io purtroppo sono leggermente nella merda. Perché? Nel senso che sto dormendo a casa di mia moglie che carinamente si è dimenticata di pagare internet. No. Si è dimenticata. Certo. E non ha pagato internet, sì. Sky non l'ha pagato, quindi. Ma la cosa più grave luce. È che. No, il gas. No! Ehi! È arrivato il nostro amico Hamish! Come va voi della vostra tribù col barbone, i cappellacci? Quindi tu ti sei facendo la doccia con l'acqua ghiacciata. Tu non hai idea di. No, allora, la mia vicina di casa, spaventata dai miei urli, pensava che mi stessero scopando, capito? Sperava forse. Pensava. È tedesca. Quindi di mentalità aperta. Sì, no, poi è una che si veste sempre un po' così. Quindi è venuta a bussare. E mi fa, ma c'è qualche problema? Ti stanno scopando? No, voleva giocare anche lei. Ti serve il sale e il latte. Io, cari amici della. Chi è che si occupa del gas qua? L'Enel? I gasi. Una volta c'era uno che se ne occupava, no. Però ha fatto un casino. No, non quello. Cioè, A2A. A2A. Signori della A2A, siccome ormai è tutto elettronico, quindi voi avete un bottone, lo pigiate e si riattacca. Ma non funziona, non è che hanno una parete di bottone. Allora, c'è un bottone allora, scritto moglie di Mazzoli. Moglie di Mazzoli. Che si è dimenticata di pagare le bollette. Allora, fatemi una cortesia. Cioè, voi adesso pigiate il bottone per una settimana. Cioè, sì. Fate una svista. Bip, lo riaccendi, io mi faccio la doccia calda per una settimana, poi mi levo dal cazzo. Amaro. E la potete staccare di nuovo, non mi interessa. Vai da Paolo. Scusa, se ti serve una doccia calda, sì, no. Dai, non ti posso dire un piatto caldo perché non lo uso più. Se ti serve di farti una doccia, puoi venire da me. Pensa che lui ha l'idromassaggio, però in verticale. No, non si riesce a capire nel senso come. Che, cioè, non c'è nulla di male fra maschi. Ma che senso? La vuoi fare insieme? Cioè, adesso tu non la devi vedere come una cosa omosessuale. No. Cioè, noi siamo amici. Sai che cioè, gli amici anche se si toccano i peni. Tu devi vedere questa congiunzione dei peni come le trecce di Avatar. Ma vuoi finire tu? Dobbiamo collegarci con un nuovo faccia a faccia, signori. Sì. Ecco. Dove abbiamo una voce nuova rubata da un film famoso dove c'è De Sica al telefono con una tipa in macchina, fa tutto il figo, eccetera, eccetera. Non ce l'ho spiegare, spiegato. Certo. Mentre la vittima, non ve lo dico, ma dalla musica dovreste già intuire di chi si tratta, il figlio del demonio. Detto questo, ci colleghiamo con il faccia a faccia.